Salve a tutti e benvenuti in questo tutorial su Avid Max, ovvero oggi tramite questo programma, il secondo tutorial che faccio tra l'altro su questo programma, vi spiegherò come unire due parti dello stesso video. Allora, innanzitutto apriamo Avid Max, la versione 2.6 è l'ultima, si può scaricare direttamente dal sito ufficiale che troverete in descrizione. Io l'ho scaricato logicamente a 64 bit perché il mio sistema operativo è a 64 bit. Chi ha il 32 logicamente lo scarichi a 32 bit. Adesso, dopo averlo installato, lo andiamo ad aprire. Clicchiamo su File, apri. Andremo a cercare questo video. Dicevo, abbiamo aperto adesso la cartella qui e selezioniamo esempio. Che logicamente nel vostro video ci sarà il nome del video e lui lo carica. Dopodiché andremo in file, aggiungi. Può essere che alcuni abbiano una versione inglese. Logicamente l'ho scaricata in italiano, però chi ha una versione inglese, il procedimento è uguale, cioè cambiano solamente la lingua. Adesso, dopo aver fatto aggiungersi prima di nuovo questa cartella, andremo nella cartella contenente l'altra parte e lo aggiungeremo. Dopodiché, dopo aver fatto questo, abbiamo due possibilità. Possiamo creare un video, ovviamente cambiando il codec, magari mettiamo un H264, un MPEG, insomma, a vostra scelta, dipende anche da quello che dovete fare. Possiamo lasciarlo con copy, cioè quello d'origine. Stesso fattore per l'audio, possiamo cambiare l'audio, il codec dell'audio, oppure lasciare così. Il formato si può mettere idem, AVI che è il classico, oppure c'è FLV, MP4, MPEG, MKV per i Matroska video, che sono quelli che ormai vanno più di moda perché sono ad alta definizione, e così via. Dopo aver fatto questo, andremo a fare file, salva. Prima di questo avete anche la possibilità di fare un video in 720p, che è la risoluzione. Cliccando su audio, cliccate 720p e come vedrete lui dice, lui chiede qui l'aspetto. Se si lascia così è meglio, oppure anzi, se preferite 16 noni, fate ok e qui cambia il codec video. Il formato di uscita, mentre l'audio rimane lo stesso. Altra cosa, si può mettere il formato dell'APSP. Adesso che avete selezionato tutto e avete impostato tutto come volete, basta fare file, salva, selezionare la cartella di istigazione come ogni cosa, mettere il nome del file, esempio per YouTube. Salva come AVI perché il formato lì era AVI e fare salva. Ora, nel codice in cui è abbastanza veloce, rapido, fatto. Ed ecco qui il vostro video salvato. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, grazie.